Buongiorno a tutti, io sono Andrea Ferrarini, vi parlo da Milano e sì, sono un po' come quelle riserve, no? Stanno in panchina e poi insomma un bel giorno scendono in campo perché i titolari non ci sono. Forse sarebbe stato interessante, utile, insomma, magari sentire dalla viva voce di ANAC la presentazione del senso del loro aggiornamento. Io quello che cercherò di fare, insomma, oggi nel mio piccolo è quello di darvi un po' più che l'elenco delle cose da fare, perché comunque questo aggiornamento del piano in linea di massima è un documento di una cinquantina di pagine, quindi non è così lungo da leggere. Quindi, più che farvi l'elenco delle cose da fare, vorrei un po' darvi delle chiavi di lettura e ragionare insieme su quelle che potrebbero essere le priorità da tenere a mente per l'aggiornamento futuro dei vostri piani triennali. Ecco, lo sapete tutti che quella contenuta nella determinazione 12 del 2015 non è un nuovo piano nazionale anticorruzione. Io lo chiamerò per brevità PNA 2015. In realtà è soltanto un aggiornamento. È un aggiornamento al piano nazionale anticorruzione del 2013, che contiene quelle che ANAC chiama delle correzioni di rotta. Quindi l'intento è soprattutto quello di cercare di non smontare e negare tutta una serie di priorità e di indirizzi che erano stati dati nel piano nazionale approvato dalla CiVIT nel 2013, però cercando di individuare dei modi per rendere un po' più efficace la prevenzione della corruzione. Vedremo poi nel corso appunto di questo webinar che non sempre questa continuità fra Piano nazionale del 2013 e aggiornamento 2015 è così immediata. Ci sono delle correzioni di rotta anche abbastanza forti. Ecco, il nuovo piano nazionale anticorruzione, quindi un nuovo documento di programmazione nazionale per la prevenzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione, dovrebbe appunto essere poi sarà poi approvato nel 2016, dopo l'entrata in vigore dei decreti attuativi dell'articolo 7 della riforma Madia. Proprio perché l'articolo 7 della riforma Madia, che tratta di disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, prevede che vengano fatte delle semplificazioni da un lato rispetto a quelli che sono gli attuali oneri di trasparenza, ma anche che venga ridefinito un po' il processo di adozione del PNA e anche il suo contenuto. Si andrà probabilmente verso una sorta verso un modello di piano nazionale che non deve essere più soltanto un insieme di linee guida e di adempimenti, ma che deve fornire per le varie specifiche attività a rischio della pubblica amministrazione già delle indicazioni specifiche sui rischi e sulle modalità di trattamento. Ma facciamo un passo indietro, perché secondo me l'aggiornamento 2015 del piano nazionale può essere apprezzato e capito se noi ritorniamo un attimo al 2012-2013, pensando a questo, al fatto che la 190 2012, quindi la legge anticorruzione,
non ha soltanto introdotto nell'ordinamento italiano il concetto di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione. Quella legge ha anche introdotto in tutte le pubbliche amministrazioni il ruolo del responsabile della prevenzione. E a mio parere questo è uno dei peccati originali di questa legge, perché il responsabile della prevenzione, per come viene definito da quella legge, è un soggetto che viene sanzionato, quindi che paga, per eventuali reati compiuti all'interno dell'ente, quindi da altri soggetti, se non dimostra di avere predisposto il piano di prevenzione della corruzione. Visto che, come diceva ieri Cantone, anzi non ieri, l'altro ieri, il 30 novembre, i numeri delle sentenze definitive relative ai processi per corruzione in Italia sono disastrosi, e io dico non solo perché non si denuncia, ma anche perché molti processi vanno in prescrizione. Ecco che allora il responsabile della prevenzione cioè, che può essere sanzionato, no? Per la commissione di un reato di corruzione sembra un po', secondo me, un capro espiatorio. Cioè, questo modello di responsabilità per cui esiste un soggetto che compie un reato. E esiste invece un altro soggetto che viene sanzionato non per aver commesso il reato, ma per non aver predisposto un sistema di prevenzione di quel reato. Questo modello di doppia responsabilità, come magari molti di voi sapranno, deriva direttamente dal concetto di responsabilità amministrativa del decreto 231-2001. In quel caso però c'è da un lato la responsabilità del soggetto, della persona fisica che commette reato, e dall'altra parte c'è la responsabilità amministrativa dell'azienda, della società che viene sanzionata se il reato è commesso nel suo interesse, quindi nell'interesse della società, e se non ha predisposto delle misure di prevenzione contenute nel famoso modello organizzativo. Lì però la situazione è molto differente, perché nel caso delle aziende private la società viene sanzionata se vengono commessi dei reati in suo favore. Quindi in un certo senso c'è un singolo che opera all'interno della società che commette un reato, e dall'altra parte però c'è una società che non commette il reato, però ha un guadagno da quel reato e non lo impedisce. Questo modello di doppia responsabilità, no? Quindi responsabilità penale, quella che potremmo chiamare responsabilità organizzativa per mancata prevenzione, quando è stata presa e ribaltata all'interno della pubblica amministrazione, individuando la figura del responsabile della prevenzione, è diventata qualcosa di molto diverso. Perché in realtà il responsabile della prevenzione non viene sanzionato per un reato di corruzione commesso nel suo interesse. Viene sanzionato per eventuali condotte corruttive che tipicamente vengono fatte nell'interesse del soggetto corrotto e che quasi sempre causano un danno all'amministrazione. Diciamo che il ruolo del responsabile della prevenzione è un po' critico, per via proprio di questa responsabilità. Perché questa lunga premessa? Perché ANAC dice che a seguito dell'analisi, no, di un migliaio di piani triennali adottati dalle amministrazioni negli ultimi 2 anni, ecco, ANAC rileva che la qualità in generale, insomma, di questo campione di piani è insufficiente. ANAC dice i piani sono fatti male. I piani triennali sono molto formali, non guardano alla concretezza del rischio corruttivo nell'ente, quindi sono inefficaci.
Ora io mi chiedo di chi è la colpa, perché ovviamente esistono amministrazioni che hanno invece fatto degli ottimi documenti di programmazione. Alcuni studi, per esempio, ci dicono che ci sono una decina di capoluoghi di provincia italiani che hanno fatto degli ottimi piani, ma nella maggior parte dei casi ci sono delle criticità. Ora, di chi è la colpa? Allora, sicuramente da un lato la responsabilità di questa cattiva qualità dei piani è da imputare al responsabile della prevenzione e all'organizzazione che non è stata capace, non è stata in grado di allinearsi in modo efficace alla nuova normativa. Sicuramente pesa su questa inefficacia. Ed è questa inefficacia che ha reso necessario questo aggiornamento. Quindi dicevo, sicuramente questa inefficacia dipende anche da una certa tendenza, magari presente in alcune amministrazioni, di guardare soprattutto all'adempimento. Questo è sicuro. Però, secondo me, questa caratteristica di formalità dei piani dipende anche tanto da come è stato costruito il Piano Nazionale Anticorruzione dalla CiVIT nel 2013. In questo senso, i piani triennali di prevenzione non sono solo uno strumento di prevenzione della illegalità, non sono soltanto degli strumenti che servono a prevenire un rischio per l'organizzazione, ma sono anche uno strumento di prevenzione delle responsabilità del responsabile della prevenzione della corruzione. Cioè, hanno proprio questa doppia funzione, così come hanno questa doppia funzione i modelli 231. Prevengo dei reati, ma dall'altra parte annullo eventuali responsabilità derivanti dal fatto che viene commesso un reato. E quindi, se, come a me sembrano, il Piano Nazionale Anticorruzione del 2013 di fatto era un documento molto complesso, fortemente orientato agli adempimenti. Ecco allora che di conseguenza i responsabili della prevenzione, anche per tutelarsi, hanno seguito tutta una certa impostazione di quel piano che era fatta soprattutto di obblighi, no? E quindi si sono allineati un po' a questa idea, no? Che la prevenzione è un adempimento, e quindi hanno scritto dei piani triennali che sono diventati un elenco di adempimenti formali. Quindi, in un certo senso, un po' è immaturità organizzativa delle singole amministrazioni, che non sono state in grado di magari prendere dal verso giusto il problema della corruzione. Però dall'altro sicuramente l'impostazione di questo documento aveva delle criticità. Criticità comprensibili perché era il primo piano nazionale anticorruzione. Quindi è chiaro che anche a livello di strategie nazionali c'è poi sempre un continuo miglioramento, però ovviamente questo documento ha influenzato molto gli ultimi 2 anni, diciamo, le ultime due, ma anche le prime 2 annualità di redazione e aggiornamento dei piani. Il PNA 2013 aveva anche dei contenuti molto positivi, comunque era il primo documento che cercavi in modo sistematico, forse fin troppo sistematico, di descrivere e dire come si può fare prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione. Allora, dei limiti del PNA si è parlato a lungo. Io vi segnalo solo anche un paio di altri aspetti controversi rispetto ai quali anche l'aggiornamento del 2015 cerca di porre rimedio, nel senso che questo aggiornamento chiaramente non può modificare il regime di responsabilità del RPC, non può neanche
smontare più di tanto il Piano Nazionale Anticorruzione vigente, anche perché per smontarlo uno deve anche poi avere, voglio dire, sapere chiaramente cosa vuole ricostruire. Però appunto su alcuni aspetti, secondo me, questo aggiornamento incide e anche in modo abbastanza efficace. Allora, un aspetto controverso, poco chiaro, secondo me, di quel piano erano gli indici per il calcolo del livello di rischio. Tutti voi probabilmente li conoscerete, però non tutte magari le amministrazioni li hanno utilizzato perché non erano obbligatori. Allora, la caratteristica del Piano Nazionale Anticorruzione 2013 allegato 5 era quello di proporre degli indici che quantificano, diciamo, dei fattori di rischio all'interno dei processi, dei singoli processi, e delle aree di impatto in cui si evidenziano le conseguenze della corruzione. Quindi ci sono dei fattori di rischio, delle aree di impatto e degli indici numerici. Servono per convertire quella che dovrebbe essere la percezione del rischio in modo numerico rispetto a probabilità e impatto. Allora, un po' il problema di questi indici è che, almeno per l'esperienza che ho avuto io sentendo i comuni, tendenzialmente, essendo costruiti molto avendo presente il rischio di corruzione nel settore degli appalti, quindi erano pensati, contenevano alcuni fattori di rischio tipici del processo di approvvigionamento nella pubblica amministrazione, generalmente davano dei livelli di rischio molto bassi nelle altre aree. Quindi sono degli indici che, mi è stato detto almeno da alcune amministrazioni, tendono a far sottostimare il rischio. Perché appunto parlano di discrezionalità, rilevanza esterna, complessità, valore economico, frazionabilità ed efficacia dei controlli. Chiaramente l'efficacia dei controlli è molto, è molto soggettivo, no? Dire quanto un controllo è efficace, mentre la frazionabilità, la rilevanza esterna e il valore economico possono essere, voglio dire, dei fattori che possono essere più facilmente calcolati quando si parla di affidamenti di lavori e che possono dare invece dei risultati diversi, quindi far sottostimare il rischio in altri settori. Stessa cosa vale per l'impatto, quindi per le conseguenze della corruzione. Il piano parlava di impatto organizzativo, economico, reputazionale e sull'immagine. Dando delle indicazioni che a molti sono sembrate un po' strane, per esempio che l'impatto è maggiore, quindi c'è tanto più impatto della corruzione sull'organizzazione, quante più sono le persone che si occupano di gestire quel determinato processo, quando intuitivamente tanti dicono invece il problema inverso, cioè il rischio maggiore io ce l'ho in qualche modo se ho poche persone, magari una persona o sempre le solite persone a gestire quel processo. Quindi anche questi indici, come dire, pur essendo un primo tentativo di misurare il rischio di corruzione, non hanno convinto tanto. Altro problema del piano nazionale era l'elevato numero di misure di trattamento obbligatorie. Qui ve le ho elencate, no? Nel senso che sono tutte misure che vengono citate e descritte all'interno del piano nazionale. Allora, sono tante e sono obbligatorie. Quindi, da un lato, io, nel senso, ho spesso magari
tenendo altri corsi con una battuta, ho chiamato questa tabella l'arsenale atomico contro la corruzione. E quando uno ha un arsenale atomico, quindi con un sacco di armi molto potenti, tendenzialmente non lo usa. Quindi forse sarebbe stato meglio poche misure, no? Poche misure, ma maggiormente applicabili. L'altro problema è che queste misure erano definite come obbligatorie e altre misure erano definite come ulteriori, quindi è abbastanza logico, ma questo perché tutti quanti noi capiamo non soltanto il significato delle parole, no? Ma anche quello che le parole presuppongono. Allora, se io dico che una misura è obbligatoria, presuppongo che ce ne siano delle altre che non lo sono. E se dico che che certe misure sono obbligatorie e altre sono ulteriori, io presuppongo che quelle obbligatorie siano più importanti. E questo è anche uno dei motivi per cui, come dice Anak, c'è stata una grossa diffusione c'è stato l'inserimento di misure anticorruzione obbligatorie in tutti i piani, anche laddove magari l'assetto organizzativo dell'ente non consentiva di applicare determinate misure, e sono invece state introdotte poche misure ulteriori. L'aggiornamento 2015 del PNA, secondo me, cerca in un certo senso di cambiare rotta, di correggere alcune di queste criticità di cui vi parlavo. E può essere, secondo me, l'occasione anche per le pubbliche amministrazioni di aggiustare un po' il tiro, di cambiare un po' rotta. Rispetto non solo al come vengono scritti i piani e come vengono gestiti, ma anche per rileggere un po', anche sotto nuova luce, il senso di fare prevenzione e la natura del rapporto fra i piani triennali delle singole amministrazioni e il piano nazionale anticorruzione, nel senso che quello che ANAC, secondo me, dice all'interno del PNA 2015 è che il Piano Nazionale Anticorruzione non è la Bibbia. Ok? Istintivamente, cioè, non è un documento che dà delle indicazioni che sono il corrispettivo dei 10 comandamenti. Infatti, quando ANAC ha valutato questo campione di 1911 piani triennali delle pubbliche amministrazioni, cos'è che ha rilevato? Quando dice che la qualità dei piani è insufficiente, quello che secondo ANAC manca non sono le misure di prevenzione obbligatorie, quelle ci sono tutte. Il problema che fa ANAC è di un altro tipo. ANAC dice ci sono tutte le misure, ma le misure non sono efficaci. E quindi appunto quello che è, cioè, il cambiamento deve essere, secondo me, visto in questo modo. Questo aggiornamento non è un aggiornamento che ci suggerisce nuovi obblighi. Non è questo, credo, neanche il senso di ANAC, perché ANAC ha definito gli obblighi, cioè anche magari dei nu nu nuovi obblighi, anche durante il 2015, con una serie di determinazioni specifiche che hanno interessato le società controllate, le linee guida per la tutela del whistleblowing. Quindi ANAC ha già in altre sedi detto quali sono gli obblighi. Qui dà delle indicazioni per costruire dei documenti di programmazione efficienti. Allora, ve lo riassumo, ma così abbastanza direi velocemente.
Quali sono le criticità? Manca l'analisi di un contesto esterno. Cioè, i piani triennali sono scritti, no? E applicati all'ente, dimenticandosi che la pubblica amministrazione, e in particolare quelli che sono gli enti territoriali, agiscono all'interno di un contesto esterno, all'interno di un territorio in cui esistono soggetti che magari compiono altri reati, che possono in qualche maniera influire sulla diffusione poi della corruzione, da un lato, e dall'altra parte, questo contesto ha anche degli, voglio dire, anche delle dinamiche sociali ed economiche che incidono sempre sulla possibilità che qualche soggetto privato cerchi di corrompere. Per quanto riguarda il contesto interno, la cosiddetta mappatura dei processi, nel senso che tanti piani triennali non contengono una mappatura dei processi, ma un semplice elenco di procedimenti, oppure elenco di attività a rischio. Manca una sistematica mappatura dei processi. E come si diceva prima, c'è stata un'applicazione troppo meccanica di questi indici proposti dal piano triennale appunto, gli indici del PNA 2013 sono stati applicati in modo troppo meccanico, senza poi chiedersi se il risultato di quel calcolo in qualche maniera riflettesse la percezione del rischio che l'organizzazione ha. Spesso io ho visto anche nei comuni valutazioni del rischio fatte dai soli responsabili della prevenzione senza coinvolgere i responsabili dei vari servizi. Ripeto, non sempre, però, come dire, la valutazione del rischio è stata vista come un'attività meccanica, no? Che in qualche modo giustificava l'inserimento delle misure. Invece la valutazione del rischio è proprio quell'attività che non giustifica l'introduzione delle misure, ma mi dice quante misure devo introdurre nella mia organizzazione e con quanta urgenza. Appunto, altre criticità sono appunto il trattamento del rischio, che viene fatto appunto, come abbiamo detto prima, attraverso misure obbligatorie, no? Quindi tante misure obbligatorie senza una pianificazione. E invece poche misure specifiche, magari più ritagliate sulle dimensioni e sul funzionamento della pubblica amministrazione. E il tema della pianificazione è un tema importante perché quasi tutti, nel senso ormai tanti piani triennali contengono una programmazione, no? Delle misure di prevenzione, però io ho visto piani triennali in cui la programmazione delle misure di prevenzione era questa. Dobbiamo introdurre 10 misure di prevenzione, con quali tempistiche le inseriamo? Ecco, tempistica immediata. Allora, è chiaro che se io faccio una programmazione è perché ho la necessità di sviluppare nel tempo l'attuazione delle misure. Se il piano si chiama piano triennale è perché si sviluppa su 3 annualità, quindi una programmazione delle misure che le concentra tutte nel primo anno, no, di vigenza del piano, ora, o riflette un'altissima esposizione al rischio corruttivo, oppure riflette il fatto che
si è fatta programmazione senza tenere conto poi dei tempi che sono necessari per sviluppare ciascuna misura di trattamento. Appunto, il altro problema è quello del mancato coordinamento fra piano della performance e piano triennale, ma quello che secondo me è più importante è che una cosa che è mancata è il coinvolgimento degli attori esterni e interni e non c'è stato monitoraggio rispetto all'efficacia del piano. Ecco, il tema del coinvolgimento dei soggetti esterni e interni è un tema importante perché non basta mettere il piano in pubblicare la bozza del piano sul proprio sito, chiedendo eventuali osservazioni ai cittadini per dire che i cittadini sono stati coinvolti. Quello è un atto formale, è un atto dovuto, ma non è detto che quello sia il modo migliore per coinvolgere i cittadini. Allo stesso modo, il coinvolgimento degli attori interni dovrebbe essere è un requisito di qualunque sistema di gestione in qualunque punto dello sviluppo della politica di prevenzione, nel senso che non è possibile pensare che i responsabili delle varie strutture organizzative di un ente siano chiamati a essere responsabili dell'attuazione di misure di prevenzione che non hanno definito, e che derivano da una valutazione del rischio alla quale, non hanno partecipato. Cioè, non ci può essere consapevolezza dell'importanza della politica di prevenzione se non si viene coinvolti. Allora, i cambi di rotta, le novità, secondo me, importanti, in questo aggiornamento sono alcune. Ripeto, l'aggiornamento parla di tante cose. Ma secondo me alcuni sono molto importanti. Il tema del coinvolgimento degli organi di indirizzo politico. Allora, chiaramente la 190 non tratta la problematica della corruzione politica, no? Considera soprattutto per gestire la corruzione all'interno degli uffici. E il ruolo affidato agli organi di indirizzo dalla 190 è un ruolo molto limitato, nel senso che l'organo di indirizzo politico adotta, cioè approva il piano e prima, affinché il piano possa essere scritto, individua il responsabile. Allora, chiaramente non è possibile fare una prevenzione veramente efficace se non si coinvolgano gli organi di indirizzo. Questo perché? Perché quasi sempre, cioè in tutte le volte in cui anche le norme internazionali parlano di sistemi di gestione e di prevenzione del rischio, ecco, un punto importante è quello che ci sia un coinvolgimento del vertice aziendale che deve definire delle politiche, cioè deve definire degli obiettivi. Allora, chiaramente all'interno di una società privata, il vertice che decide le politiche è la direzione, quindi e non è il consiglio di amministrazione. Però, voglio dire, per quella che è la mia esperienza e per le dinamiche che ci sono all'interno della pubblica amministrazione, ma specialmente negli enti territoriali, all'interno di un comune, di una provincia o di una regione, in realtà l'indirizzo e quindi le politiche possono, cioè, vengono definite dalla giunta e dal consiglio. Per cui, anche se per esempio in un comune il segretario comunale è il vertice, no? È il vertice dell'amministrazione, in realtà non è
non è il soggetto che può definire delle politiche, può definire dei macro obiettivi, perché gli indirizzi vengono dati dalla Giunta e dal Consiglio. Allora, cosa dice il PNA? Perché probabilmente, appunto, anche ANAC crede che gli organi di indirizzo abbiano un ruolo fondamentale. Propone di coinvolgere l'organo di indirizzo a monte e a valle del processo di elaborazione del piano. Cioè dice, prima che venga scritto il piano, l'organo di indirizzo può fondamentalmente approvare uno schema di piano. Quindi degli indirizzi, uno schema dei contenuti, e poi dopo che il piano è stato elaborato dal responsabile della prevenzione in piena autonomia, il piano viene approvato dall'organo. Nel caso, per esempio, dei comuni, il ruolo, diciamo, di soggetto che dà degli indirizzi, delle politiche, può essere giocato dal Consiglio Comunale, e poi l'adozione del piano invece spetta alla Giunta. Quindi, per esempio, all'interno degli enti locali potrebbe appunto essere anche l'individuazione di due diversi soggetti che giocano ruoli diversi all'interno del processo di prevenzione. Chiaramente per fare questo è necessaria, al di là della volontà politica, perché chiaramente ci vuole anche i componenti degli organi di indirizzo devono essere in un certo senso sensibilizzati rispetto ai temi della prevenzione come viene declinata dalla 190, e devono avere anche loro una buona conoscenza e la consapevolezza del fatto che esistono certi strumenti per fare prevenzione. Però oltre a questo è anche necessario, ovviamente, per assicurare questo coinvolgimento, ovviamente coinvolgere quei soggetti che lavorano in uffici che sono in staff agli organi di indirizzo. E invece, appunto, l'altra raccomandazione di ANAC, che secondo me è importante, è che i responsabili, dirigenti, posizioni organizzative, quindi quei soggetti che hanno responsabilità su certi uffici, devono essere coinvolte in tutte le fasi di predisposizione e attuazione del piano. E secondo me, fra le tante cose che, come dire, fra i vari contenuti di questo piano, di questo aggiornamento 2015, questa secondo me è una di quelle da tenere più in considerazione. Cioè, per avere una politica di prevenzione efficace, piuttosto che introdurre nuove misure, è meglio coinvolgere maggiormente l'organizzazione nel processo. Quindi da qui al 2000, nel senso, magari per l'aggiornamento 2016 non si riuscirà, ma il prima possibile è necessario trasformare l'aggiornamento del piano in un processo partecipato da tutta l'organizzazione, perché questo coinvolgimento a tutti i livelli è più efficace di qualunque misura di prevenzione. E non lo dico io, non lo dice ANAC, lo dice per esempio la norma UNISO 31000 del 2010, cioè le linee guida internazionali per la gestione del rischio. Ecco, queste linee guida dicono, fra i loro principi, no, che per gestire qualunque rischio è necessario che la prevenzione diventi una parte integrante dell'organizzazione. Non ci può essere prevenzione senza organizzazione. Quindi questa, secondo me, è un'indicazione veramente di metodo che dà ANAC.
Allora, buona parte del PNA 2015, quindi dell'aggiornamento che noi stiamo trattando, parla di analisi del contesto e valutazione e trattamento del rischio, no? Ecco, analisi del contesto, valutazione e trattamento del rischio sono tre fasi di un processo più grande che è il processo di gestione del rischio, che prevede appunto che affinché venga gestito efficacemente il rischio, è ne necessario capire il contesto in cui opera l'organizzazione, fare una valutazione del rischio, quindi identificare i rischi, analizzarli e fare una ponderazione, trattare i rischi e poi prevedere delle attività di monitoraggio, riesame, consultazione e comunicazione. Questo processo di gestione del rischio, e questa è un po' è una rappresentazione semplificata del modo in cui sempre le norme ISO 31.000 cui fa riferimento anche ANAC nel suo aggiornamento, appunto dicevo, questa è la struttura che viene data a questo processo dalle ISO 31.000. Questo processo qua, a sua volta, sta dentro a qualcosa di un pochino più complicato, che sono le tre colonne della gestione dei rischi. Quindi non c'è solo un processo di definizione dei rischi, ma c'è anche quella che la norma chiama struttura di riferimento, che è fondamentalmente l'organizzazione con le sue risorse che fa da supporto al processo di gestione dei rischi. Non mi dilungo più di tanto su questo aspetto. Avevo tenuto all'inizio dell'anno un paio di webinar, quindi si possono rivedere, riascoltare e si possono trovare le slide proprio sulla ISO 31.000, in cui ho cercato di spiegare come appunto prima ancora del processo di gestione dei rischi sia necessario considerare proprio le risorse che ha l'organizzazione. Allora, come dicevamo prima, la definizione del contesto esterno, secondo ANAC, appunto, è legata, il contesto esterno viene descritto attraverso le caratteristiche dell'ambiente esterno, variabili culturali, criminologiche, sociali e economiche. In particolare, gli enti locali possono utilizzare per comprendere il contesto esterno le relazioni relative all'ordine e alla sicurezza pubblica che vengono presentate in Parlamento. Quindi, ANAC appunto dà anche il link a queste relazioni che descrivono provincia per provincia qual è la diffusione di reati contro il patrimonio, reati contro le persone, ma soprattutto la diffusione di fenomeni come il riciclaggio e le mafie che utilizzano in qualche modo la corruzione, nel senso che è risaputo che nei terreni che laddove c'è una forte infiltrazione mafiosa, io per esempio vi parlo da Milano, nuova capitale morale d'Italia, che è una delle regioni maggiormente infiltrate dalle mafie, ecco, diciamo, in una regione o in una provincia come la provincia di Milano, in cui c'è una forte presenza delle mafie, ecco, noi sappiamo che la corruzione può essere utilizzata dalle mafie per infiltrarsi all'interno dell'economia legale. Quindi, appunto, è importante questa attenzione anche a altri fenomeni criminali. Anche in questo aggiornamento,
l'ANAC dice che le prefetture dovrebbero dare un supporto agli enti locali per individuare appunto le criticità del contesto esterno. Non so quanto sia, voglio dire, in che modo sul territorio nazionale le prefetture stiano collaborando con gli enti locali su questo tema, però insomma, diciamo, l'indicazione è quella che un'altra fonte importante è rappresentata dalle prefetture. Invece interessante è la definizione del contesto interno. Cioè, il contesto interno dell'organizzazione, che è il contesto interno che influenza poi anche la gestione del rischio, nel senso che si va a fare prevenzione della corruzione anche con le risorse che si hanno. Allora, questo contesto interno è fatto dal ruolo e dal numero degli organi di indirizzo, dall'organigramma, quindi appunto dalla struttura organizzativa, dal sistema di ruoli e responsabilità, dalle politiche, gli obiettivi e le strategie dell'amministrazione, dalle risorse, dalle conoscenze, dai sistemi, dalle tecnologie che vengono utilizzate dall'ente, dalla qualità del personale e dalla cultura organizzativa. Poi ANAC aggiunge appunto questi fattori anche i flussi informativi e le relazioni interne e esterne. Allora ANAC non si inventa nulla, questa è su per giù la definizione di contesto interno che dà la ISO 31000. A prima vista uno potrebbe dire cosa sono queste cose, come faccio a individuarle e a cosa mi serve descrivere in modo così dettagliato il contesto interno. In realtà, se andiamo a vedere bene, questi aspetti sono in realtà aspetti importanti della pubblica amministrazione. Quando, per esempio, noi parliamo di organi di indirizzo, struttura organizzativa, ruoli e responsabilità, non sono difficili da individuare, ma come faccio io a riconoscere le politiche, gli obiettivi e le strategie? Beh, per esempio, negli atti di programmazione generali dell'ente, ad esempio nei comuni, documenti come il DUP o il PEG sono proprio dei documenti strategici. Cioè, leggendo quei documenti ci si rende conto di quelli che sono gli obiettivi sul lungo periodo dell'ente e quindi quali sono anche quelle attività che avranno più risorse e più personale. Allora, da un lato le attività che avranno più risorse forse saranno anche quelle indicativamente a maggior rischio corruttivo, magari, oppure dall'altra parte gli uffici che hanno più risorse saranno quegli uffici che forse avranno più possibilità, più risorse umane e tecnologiche anche per attuare le misure di prevenzione. Quando si parla di risorse, conoscenze, sistemi e tecnologie, si parla per esempio del modo in cui sono gestiti i processi e i dati all'interno dell'ente. La domanda da farsi è: i processi sono in qualche maniera gestiti in forma automatizzata? C'è un'automazione c'è un'informatizzazione dei processi? Come sono gestiti e conservati i dati? Perché questo incide ovviamente sulla possibilità di sulla, come dire, incide sull'efficacia poi delle misure di prevenzione, perché se io ho delle buone banche dati e dei processi che sono informatizzati, potrò avere un migliore controllo sui processi.
La cultura organizzativa, con particolare riferimento alla cultura etica, viene data sicuramente da quello che abbiamo scritto dentro al codice di comportamento. I sistemi e i flussi informativi sono, per esempio, i flussi di informazioni con cui noi gestiamo la, anzi noi no, scusate, in cui voi con cui voi gestite la sezione amministrazione trasparente. Cosa intendo dire? Se il flusso di dati e di informazioni che va ad aggiornare la sezione è effettivamente informatizzato, quindi se non richiede molto lavoro trasferire i dati da un ufficio all'altro e poi pubblicarli, allora può avere senso dire io faccio prevenzione della corruzione aumentando la trasparenza e pubblicando dei dati ulteriori. È chiaro però se invece i flussi informativi non sono automatizzati, ma i dati devono essere continuamente con fatica richiesti, rielaborati e corretti. Quindi se già è faticoso dal punto di vista organizzativo tenere aggiornata la sezione amministrazione trasparente, non conviene, no? Non conviene puntare, quindi utilizzare come sistema di prevenzione la pubblicazione dei dati. Allora, parliamo un attimo di mappatura dei processi. Allora, la mappatura dei mappare un processo significa definire le attività dell'ente come un insieme di fasi, no? Che hanno un output e che attraverso tempi, vincoli e risorse portano a dei risultati. Allora, che differenza c'è fra provvedimento e processo? Allora, quasi tutti i provvedimenti, per essere gestiti, anzi, quasi tutti i, scusate, non provvedimenti, procedimenti. Allora, quasi tutti i procedimenti per giungere a un provvedimento finale, richiedono una serie di attività e quindi dietro a un procedimento io ho quasi sempre un processo. Il problema qual è? Che se l'attività dell'amministrazione viene rappresentata in termini di mappatura, di semplice mappatura dei procedimenti, visto che bene o male il procedimento è un insieme di atti che sono collegati da azioni, si rischia di perdere qualcosa. Questo perché? Perché quello che non si riesce a fare quando si rappresenta un procedimento e che invece si riesce a fare pensando all'attività dell'ente come a un insieme di processi è individuare quelli che sono i punti deboli, no? In cui quella determinata attività è maggiormente esposta al rischio di corruzione. Cerco di spiegarmi meglio. Quando si descrive un procedimento appunto, si specifica come viene avviato il procedimento, quindi se è d'ufficio o con istanza di parte, una serie di atti intermedi, una serie di uffici che devono emettere questi atti e devono fare delle attività e poi un provvedimento finale in cui vi è un responsabile e tipicamente si dice che il procedimento serve appunto per arrivare all'atto finale che individua, come dire, che rappresenta una scelta che viene fatta dall'amministrazione. Allora, questa descrizione qua na lascia nascoste una serie di cose, per esempio non ci permette di capire o di conoscere se non solo nella fase finale, quindi quella del provvedimento, ma anche se nelle fasi endoprocedimentali qualcuno sceglie.
Perché ci possono essere anche, perché sicuramente il procedimento è un processo formale di scelta, ma all'interno del procedimento possono esistere dei processi di scelta che sono informali. Allora, se io a un certo punto prendo un provvedimento e lo ridescrivo come se fosse un processo, quindi individuo, responsabilità e strutture coinvolte, origine del processo, input, risultato atteso, output, sequenza delle attività, tempi, vincoli, risorse e relazione con altri processi, io riesco invece a rappresentare meglio i punti deboli. E vi faccio questo esempio qua. Questo è lo schema di come si potrebbe mappare un processo e anche perché appunto noi sappiamo che la mappatura dei processi deve essere finita entro il 2017, quindi ci si potrebbe chiedere, ma come posso, cioè, come va fatta la mappatura dei processi? Allora, questa è una proposta fra tante, che però, secondo me, vi fa vedere un attimo che cosa c'è dentro la mappatura dei processi. Qui voi vedete un ipotetico processo che parte da un input in alto a sinistra e poi ha due possibili output. In questo processo sono coinvolti tre uffici, ufficio A, ufficio C, B e ufficio C. Allora, cosa c'è di rilevante in questo processo? Voi vedete in azzurro le fasi. A un certo punto del processo, nella fase 2, io ho indicato che in quella, come dire, che per la gestione di quella fase è necessario il coinvolgimento di un soggetto esterno. Poi andando più avanti, se voi seguite le frecce e arrivate all'ufficio B, trovate un rombo che, diciamo, convenzionalmente rappresenta una fase del processo in cui c'è una scelta e quindi lì, in questo ipotetico processo, a questo punto c'è una scelta. Se si sceglie in un certo modo, il processo si conclude. Se si sceglie in un altro modo, il processo continua nella fase numero 3 che trovate a destra e viene gestito dal ufficio C che poi conduce il processo fino al suo output. Ciascuna fase di questo processo, io mi sono immaginato, deve durare un certo numero di giornate. Allora, al di là del fatto che è una rappresentazione molto astratta, no? Però che cosa ci permette di dire, cioè di vedere questa co cosa qua? Che ci sono delle fasi del processo in cui vengono coinvolti dei soggetti esterni e ci sono delle fasi del processo in cui qualcuno compie delle scelte. E queste scelte conducono ad output diversi. Allora, questo modo di rappresentare i processi visualizza quelli che sono i punti più critici di un processo in cui si annida la corruzione. Perché è chiaro anche, voglio dire, a un livello, intuitivo, è maggiore il rischio di corruzione laddove c'è coinvolgimento di soggetti esterni e dove si può scegliere in modo formale o informale. Ecco, un'altra cosa che fa ANAC è quello di superare la divisione delle aree a rischio in aree a rischio obbligatorie e aree a rischio ulteriore. ANAC giustamente cambia proprio il modo di chiamare le cose e parla di aree a rischio generali e aree a rischio specifiche. Perché non c'è niente di obbligatorio nel rischio, nessun rischio è obbligatorio. Ci possono essere dei rischi che sono più diffusi e quindi, come dire, completa l'elenco delle aree a rischio che c'erano nel PNA e quindi agli appalti, alla gestione del personale, alle autorizzazioni, alle concessioni, aggiunge una serie, di altre aree
quali ad esempio la gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio, i controlli, le verifiche, le ispezioni e le sanzioni e gli incarichi e le nomine. Secondo me, secondo me questa idea di inserire altre aree è una buona idea nella misura in cui comunque queste aree di rischio che l'aggiornamento di ANAC inserisce sono quelle che comunque già le amministrazioni avevano incluso fra le misure ulteriori. Appunto, come si diceva prima, la mappatura dei processi va completata entro il 2017. Ma quello che dice ANAC è che entro il 2016 bisogna almeno fare una mappatura dei macro processi svolti e avere completato la mappatura dei procedimenti. In linea di massima, la mappatura dei procedimenti non dovrebbe essere una cosa nuova per la pubblica amministrazione, quindi non penso che sia particolarmente difficile, no? Magari molti enti avevano già fatto la propria mappatura dei procedimenti, anche indipendentemente dalla legge 190. Mentre, appunto, per quanto riguarda la mappatura dei macro processi, indicativamente, quelli che erano contenuti nei piani fino ad oggi potrebbero essere considerati come dei macro processi a rischio. Quindi, diciamo, la difficoltà sarà poi quella di capire all'interno del piano triennale 2016 con quali tempistiche, attraverso quali fasi andare a fare la mappatura di tutti i processi. Allora, per quanto riguarda l'analisi del rischio, il piano nazionale anticorruzione con il suo aggiornamento al 2015 non propone una nuova metodologia di analisi, ma suggerisce una serie di fattori e indicatori di rischio che vanno integrati a quei famosi indici di cui parlavamo prima. Quindi, in un certo senso, dà delle indicazioni aggiuntive per fare la valutazione del rischio. Altra cosa che fa ANAC è quello di superare, per quanto riguarda il trattamento del rischio, la distinzione fra misure obbligatorie e ulteriori. L'abbiamo appunto detto prima. Nell'aggiornamento di ANAC c'è qualcosa di dire, cioè c'è una frase molto saggia, a un certo punto si legge che non esistono misure obbligatorie o misure ulteriori, esistono misure efficaci e misure non efficaci, esistono eventualmente misure trasversali, quindi che interessano l'intera organizzazione, ed esistono misure specifiche che invece noi andiamo a inserire soltanto in determinati uffici. Diciamo che l'indicazione di ANAC è quella di impostare la strategia di prevenzione con misure di trattamento trasversale che interessano tutta l'organizzazione e misure specifiche, che vanno a trattare il rischio magari nel singolo ufficio, nel singolo processo. La raccomandazione che fa ANAC è quella di inserire delle misure specifiche, cioè di rendere il più specifico possibile il percorso di prevenzione. Ecco, in questo, voglio dire, se poi questo indirizzo fosse confermato dall'aggiornamento del PNA che ci sarà nel 2016, quindi se l'idea sia quella, cioè se l'idea sarà quella che la corruzione si previene meglio con
misure specifiche. Allora, diciamo, a questo punto noi dovremmo dire che la prevenzione della corruzione è molto diversa da altre tipologie di prevenzione dei rischi. Per esempio, quando tutti i vostri enti fanno il documento di valutazione dei rischi per la prevenzione degli infortuni, in linea di massima, viene data la precedenza alle misure di prevenzione di carattere generale trasversale e invece soltanto come ultima risorsa si fanno misure specifiche, perché l'idea è quella di lavorare su misure di prevenzione che diminuiscono il rischio in tutta l'organizzazione. Allora, appunto, invece, alla luce di quello che ci dice ANAC, mi sembra di capire che invece nel caso della corruzione le cose siano veramente contrarie, cioè le misure trasversali generali non bastano da sole per ridurre il rischio, ci vogliono delle misure specifiche. Parliamo appunto dei fattori di rischio, che secondo me sono un problema che questo aggiornamento lascia aperto. Cioè, ANAC dice, per rendere più realistica la valutazione del rischio, considerate anche questi fattori di rischio: mancanza di controlli, mancanza di trasparenza, eccessiva regolamentazione, quindi o scarsa chiarezza delle norme, monopoli, quindi esercizio prolungato di un solo so, so, di una certa responsabilità da parte di un solo soggetto, scarsa responsabilizzazione interna, poche competenze del personale, quindi criticità legate alla mancanza di competenze del personale, inadeguata diffusione della cultura della legalità e interferenza fra sfera politica e sfera amministrativa. Allora, questi sono dei fattori di rischio, cioè quindi sono delle cose che possono favorire la corruzione. ANAC parla appunto nel suo aggiornamento di cause di corruzione. Io, dal punto di vista della gestione del rischio, preferisco non parlare di cause di corruzione, ma di fattori di rischio, perché se io parlo di causa, devo poter dimostrare che ci sia un rapporto veramente di causa-effetto. Invece, queste cose qua non causano la corruzione, no? Sono più che altro dei fattori che statisticamente, sono statisticamente associati poi a contesti organizzativi in cui la corruzione si manifesta. Allora, questi fattori di rischio sono alcuni, voglio dire, sono relativi al singolo processo, però alcuni parlano proprio di come è strutturata l'organizzazione. ANAC poi suggerisce di considerare anche degli indicatori di situazioni anomale, quindi i precedenti giudiziari, i procedimenti disciplinari, le citazioni in giudizio, i procedimenti per responsabilità amministrativa, i ricorsi amministrativi, i reclami e le segnalazioni di illecito, quindi appunto le segnalazioni dei whistleblower, anche provenienti dall'esterno. Sono degli indicatori di situazioni anomale, cioè non sono tanto fattori di rischio che ci dicono che in una certa organizzazione ci potrebbe essere corruzione, ma sono degli indicatori di un rischio che po potrebbe essere presente, cioè se alcune di queste cose si verificano all'interno dell'amministrazione, significa che c'è già qualcosa che non va, cioè non è detto che ci siano casi di corruzione, però è necessario approfondire l'analisi per capire che cosa causa magari numerosi ricorsi o numerosi reclami. Quello che non è chiaro
è come questi indicatori, fattori di rischio, dialoghino con gli indici del PNA che sono ancora vigenti. Cioè, cosa ne facciamo degli indicatori di rischio, quindi delle valutazioni del rischio che abbiamo fatto negli scorsi anni con quegli indici? Le buttiamo via? Allora, in attesa che magari ANAC nel 2016, magari con l'aggiornamento, magari ridefinisca magari anche la metodologia di valutazione, io vi darei questo consiglio. Dopo che voi avete fatto tutta la mappatura, avete gli indicatori di anomalia e i fattori di rischio, quindi questi che io vi ho indicato, che voi potete utilizzare in prima battuta per cercare di capire, no, quali sono quei processi fra i tanti che avete mappato, in cui sono presenti maggiori fattori di rischio e maggiori indicatori di anomalia. Quindi fate una sorta di primo screening di tutti i processi per vedere dove voi avete dei fattori di rischio e delle anomalie. A quel punto, e quindi andate ad individuare un sottoinsieme di processi in cui c'è un rischio maggiore. A quel punto lì, su questo sottoinsieme di processi, voi andate a definire, come dire, ad applicare gli indici del piano per capire fra questi processi a rischio quali sono più a rischio di altri. È un'idea che non è venuta a me. Per la prevenzione dell'evasione fiscale e del riciclaggio si fa la stessa cosa, si considerano degli indici di rischio, di anomalia, e poi quelle operazioni, quelle attività, quelle realtà che se appaiono più a rischio rispetto a quegli indicatori, sono quelle realtà su cui si vanno a fare i controlli. La prevenzione delle malattie funziona così. Vengono fatti degli screening che in generale dicono se non c'è rischio o se ci potrebbe essere del rischio. Pensate agli screening per esempio che si fanno oggi quando una donna aspetta un bambino. Una serie di procedure non invasive. E quindi anche meno costose, meno impegnative, che dicono se tutto va bene o se qualcosa potrebbe andare male. Nel caso in cui questo screening desse un risultato dubbio, quindi se a un certo punto ci sono dei fattori di rischio, applicano poi invece delle misure di valutazione del rischio più specifiche. Questo è il mio consiglio. Leggevo prima che molti di voi, appunto, alcuni chiedevano di parlare della sanità. Purtroppo io oggi non ci riesco. Sicuramente il tema quindi la sezione della parte speciale del Piano Nazionale Anticorruzione che parla della sanità è sicuramente importante, però oggi quello che mi interessava, nel senso, che ci inter, inter, in, inter, interessava fare in questa ora e mezza, era di dare delle indicazioni che possano andare bene per tutti. Anche gli enti del settore sanitario fanno gli appalti, fanno le assunzioni, quindi ci sono dei rischi che sono veramente generali. Nello specifico, appunto, i rischi specifici della sanità sono talmente specifici che non era il caso di inserirli all'interno di questo webinar perché avremmo dedicato a quella cosa 10 minuti, no? Per cui, altra domanda, invece, appunto, che era appunto nel senso, invece, quello che possiamo fare noi adesso è pensare, appunto, a come voi vi avrete visto il piano. Il PNA 2015 è diviso in due parti, in due sezioni, una parte generale e una parte speciale. Oltre alla sanità, la parte speciale contiene proprio tutta una parte in cui si parla del trattamento del rischio nei contratti pubblici. Allora, quello che io non farò e che non voglio fare
e farvi l'elenco delle misure di prevenzione nuove che ANAC dice che bisogna inserire all'interno dei contratti pubblici. Perché in effetti per ogni fase del processo di approvvigionamento ANAC individua numerose misure di prevenzione. Io non ve le elencherò per un motivo molto semplice, perché secondo me non è vero che tutte queste misure devono essere inserite. Quello che fa ANAC è dare un catalogo delle misure di prevenzione e in base a quello che è il livello di rischio del vostro processo di approvvigionamento pubblico, e in base anche a quella che è l'esposizione al rischio della vostra organizzazione, allora uno può scegliere misure più restrittive o meno restrittive. Cioè la raccomandazione, il senso anche di questo webinar non è vi devo spiegare questo aggiornamento perché è difficile capirlo. È molto facile capire i contenuti di questo aggiornamento. È tutto molto chiaro. È tutto molto chiaro, ma quello che vi vorrei dire anche è: non facciamo nel 2015 l'errore che è stato fatto nel 2013 e nel 2014, non buttiamoci a capofitto nelle nuove misure di prevenzione che ANAC scrive, ma voglio dire, ricordiamoci che ANAC, quando dice che i piani triennali non sono efficaci, non lo dice perché le amministrazioni non inseriscono le misure di prevenzione che indica ANAC, ma appunto dice che i piani non sono efficienti perché queste misure di prevenzione vengono inserite di peso dentro ai documenti e sembra quasi che non ci sia neanche l'idea di senza magari avere l'idea dell'effettiva utilità di quelle misure per la propria organizzazione. Rispondo al volo a Salvatore Castronovo. La parte speciale riguardante la sanità che è stata inserita nel piano nazionale è speciale perché è stata costruita con un tavolo di lavoro fra ANAC e Agenas. Quindi lì dentro vengono date delle indicazioni specifiche su aree a rischio specifico, ok? Chiaramente però la sanità, oltre ad avere quei rischi specifici, no? Che sono legate alla gestione delle strutture sanitarie in relazione alla cura delle malattie, chiaramente però le ASL hanno anche, in quanto enti pubblici, tutta una serie di attività che pongono in essere, che le rendono delle pubbliche delle, o delle organizzazioni come le altre. Quindi sicuramente in un ospedale si curano le persone e quindi c'è il problema dell'intramenia, delle prenotazioni, dei rapporti con le case farmaceutiche, no? Ma è anche vero che qualunque ASL o azienda sanitaria assume delle persone, dà degli incarichi e fa degli, quindi, e fa degli acquisti. Quindi una raccomandazione a chi lavora nel settore sanitario: leggetevi bene tutto l'aggiornamento, non solo la parte speciale, perché la parte speciale non considera una serie di suggerimenti che invece vengono dati altrove. Solo questo. Questa parte è stata esclusa perché io non avrei avuto tempo di parlarne. Allora, per riprendere un attimo il nostro discorso. Allora, quello che fa ANAC, e questa è una cosa importante, è dividere finalmente il processo di approvvigionamento nel settore pubblico in sei fasi logiche. Programmazione, progettazione della gara, selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione, stipula del contratto, esecuzione e rendicontazione del contratto, e quindi pagamento. E questa, diciamo,
segmentazione è un po' più completa, un po' più logica rispetto a quella che veniva rappresentata nelle sottoaree di rischio che c'erano nel PNA. Per ciascuna di queste fasi, ANAC individua delle attività che possono essere sensibili al rischio, dei possibili eventi rischiosi, quindi delle scelte e dei comportamenti scorretti. Delle anomalie che si possono rilevare, quindi lo dicevamo prima, no? Quindi dei fattori che possono indicare la presenza di comportamenti a rischio. Alcuni indicatori di anomalia per ciascuna fase, anche se ce ne potrebbero essere altri, e le possibili misure di trattamento. Allora, quello che c'è da tenere presente leggendo queste misure è che in linea di massima le misure sono molto differenziate, ma come dire, possono essere riassunte in alcune macro tipologie. Cioè, ANAC dice che il rischio di corruzione nel settore dei contratti pubblici può essere gestito standardizzando e controllando le scelte compiute nelle varie fasi del processo, quindi con linee guida, regolamenti circolari, attraverso garantendo la trasparenza e la tracciabilità delle attività, oppure o anche facendo ruotare i soggetti a rischio, siano essi RUP, commissari di gara, collaudatori o operatori economici. In ogni fase ha delle figure a rischio, acquisendo delle dichiarazioni da parte dei soggetti a rischio, facendo degli audit, definendo dei flussi informativi e programmando. Allora, tutte queste sono come quello che vi voglio dire è questo: la chiave di lettura per leggere il numero mutevole, no? Di misure di prevenzione che ANAC propone. Questo, non sono tutte uguali. Alcune standardizzano le scelte, altre assicurano trasparenza, altre incidono sulla rotazione dei soggetti, altre fanno fare degli audit ex post. Allora, va selezionata la misura più efficace tenendo conto appunto dell'esposizione al rischio e dall'altra parte considerando anche che misure diverse hanno tempi diversi e dal punto di vista anche organizzativo hanno costi diversi. È chiaro che cambiare o emettere un regolamento è più impegnativo in termini di tempo e di coinvolgimento dell'organizzazione piuttosto che fare un audit o fare una programmazione. Alcuni di voi mi chiedono appunto ma chi ha già fatto la mappatura del rischio nel passato coinvolgendo tutti i referenti dell'area? Cosa deve fare? Qualcuno di voi mi potrebbe anche dire, ma chi ha già fatto la mappatura dei processi? Cosa deve fare? La risposta è molto semplice, ma penso che ve l'avrebbe data anche ANAC stamattina. Non fate niente. Cioè, se la vostra strategia di prevenzione era allineata a quello che vi dice ANAC, voi dovete semplicemente scrivere nel piano triennale del 2016, noi quella cosa la stiamo già facendo. Non ci sono cose nuove da fare, non ci sono tanto cose nuove da fare, secondo me. Cioè, l'aggiornamento al piano non ci dice che dobbiamo fare delle cose nuove, ma che ci sono delle cose che noi do dobbiamo sempre considerare come importanti. Quindi se già voi, giustamente, perché ho detto prima, ci sono anche stati degli ottimi, vuol dire, alcune amministrazioni hanno fatto degli ottimi piani, quindi se voi siete già allineati, significa che ci avevate visto giusto. Il percorso che io vi riassumo qua in chiusura è questo. Allora, la domanda è: bisogna aggiornare di anno in anno anche la mappatura. La mappatura del rischio va aggiornata, non può andare bene, non può essere quella una volta per tutte. Ogni tanto va fatta una rianalisi del rischio. Quello che è importante capire è che di solito io vado a
rivalutare il rischio quando magari attraverso delle attività di monitoraggio mi accorgo che ci sono dei rischi emergenti, oppure vado a valutare il rischio un'altra volta per capire se le mie misure di prevenzione hanno un buon, voglio dire, hanno avuto degli effetti positivi, mi hanno aiutato a ridurre il rischio. Cioè, se la valutazione del rischio è il punto di inizio del trattamento del rischio, poi per capire quante volte io devo rifare la mappatura del rischio, se ogni anno, ogni 2 anni, ogni 5 anni, ogni 3 anni, io devo mettere in piedi un sistema di monitoraggio e quindi capire quando ne ho bisogno. Indicativamente si potrebbe anche pensare di rifare la mappatura del rischio una volta ogni 3 anni. Il percorso è questo: prima si fa la mappatura dei procedimenti, no? E quindi si individuano input-output del processo e fasi. Quando si ha il disegno del processo, allora si passa all'identificazione del rischio, quindi io vado ad identificare gli eventi rischiosi, le anomalie e gli indicatori, anche usando quelli che mi dà ANAC. A questo punto io ho un registro dei rischi. Avendo gli indicatori, guardate la freccia rossa che gira attorno, io ho già degli strumenti per fare un monitoraggio delle attività a rischio. Ma non ha senso che io faccia subito il monitoraggio, perché non so quanto rischio ho nella mia organizzazione. Allora farò l'analisi del rischio, che mi dà il mio profilo di rischio, e a quel punto farò una scelta. Quali rischi sono accettabili? Quelli non li tratto. Quelli che invece io ritengo non accettabili, quindi quelli che secondo me, anche in base alle politiche che mi sono dato, quei rischi che sono più rischiosi, con un gioco di parole, potremmo dire, ecco, che io allora vado a fare una selezione delle misure di trattamento, lì faccio una programmazione, attuo le misure, faccio un monitoraggio e aggiorno. In sede di monitoraggio e aggiornamento mi rendo conto se magari ho lasciato indietro dei rischi. Se voi alcune di queste cose, alcune di queste fasi le avete già fatte, ovviamente non le dovete rifare, ma io credo che, cioè, sono sicuro che la prevenzione della corruzione sia soprattutto un fatto di buon senso. Su questo buon senso io chiudo, ok? Sicuro di non aver risposto a nessuna delle vostre domande e rimandando le risposte magari appunto alle domande che potrete postare sul blog. L'unica cosa che vorrei dire è, allora, per chi mi chiedeva, per esempio Santo Ciccarelli, dove trovo i link per provincia sul sito ANAC? Non sono sul sito ANAC. Se lei guarda l'aggiornamento 2015 del Piano Nazionale Anticorruzione, quando parlano del contesto esterno, ci sono due link proprio, due collegamenti ipertestuali che la mandano al sito del Parlamento. Sono sul sito, credo, della Camera. Non si trovano su ANAC. Comunque, il link è specificato già all'interno delle linee guida, appunto, all'interno del piano nazionale. Mi spiace per avere, come dire, in 1 ora e mezza fatto a pezzi un po' questo aggiornamento. So che le domande sarebbero tante e sarebbe anche tanta da parte vostra la richiesta di approfondimenti, però attenzione, si imparano a scrivere le poesie quando si impara l'ABC. Prima di pensare agli approfondimenti è importante, come dire, prima che la vostra organizzazione sia pronta per applicare le misure specifiche, è necessario che, come dire, vengano adottate bene le cose più generali. Quindi oggi era un modo per dare una prima guardata a questo aggiornamento. Grazie a tutti. Eccoci.